Brevi note, poche righe in cui spiegare disagi e motivazioni che portano ad una separazione. Impossibile, soprattutto in considerazione del fatto che spesso ci sono decisioni da prendere rispetto ai minori. Invita ad una riflessione in merito l'avvocato Alba De Felice dell'Associazione Matrimonialisti Italiani. La pandemia ha cambiato tutto, anche la gestione delle udienze. Il Covid ha soppresso il diritto di difesa, dice l'avvocato De Felice. Questa pandemia ha in effetti compresso e soppresso il diritto di difesa che soprattutto quando si tratta di diritti da parte delle coppie che devono affrontare la vicenda separativa va ovviamente e innanzitutto salvaguardato, poiché in materia di famiglia abbiamo un'udienza fondamentale, importantissima, che è l'udienza presidenziale, che rappresenta proprio l'avvio del giudizio di separazione e che viene poi in effetti seguita da quelli che rappresentano i provvedimenti che il presidente dà in via d'urgenza, ma che almeno per alcuni anni, e questa è la prassi, andranno a gestire la vita dei bambini. Ma come possiamo noi accettare che un momento così complesso, così delicato, così fondamentale venga ridotto a poche sterili, aridi note scritte? Il diritto di difesa, il diritto ad un giusto processo, rispetto al diritto alla salute, inevitabilmente viene mortificato il diritto di queste coppie che magari aspettano anche tantissimi mesi per poter raccontare la loro personale tragedia al presidente, sperando e chiedendo giustizia, e poi si vedono rispondere che invece tanto non sarà possibile, non potranno essere direttamente ascoltati perché necessariamente potranno i loro avvocati, attraverso delle brevissime note, rappresentare la loro tragedia. In questa materia, se i diritti non vengono adeguatamente salvaguardati, e parlo soprattutto dei diritti dei bambini, la tutela del minore, di cui ormai da anni ci stiamo tutti riempiendo la bocca, diventa e resta per sempre una pura utopia.